Ed è con noi Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Taverna, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi e ben trovati i vostri ascoltatori. Taverna, ma la spaventa un po' questo nuovo partito che vuole fare D'Alema con Bersani? Può togliere voti al Movimento 5 Stelle? Stanotte ha dormito male pensando a D'Alema? Guarda, era il mio pensiero, sia ieri sera quando sono andata a dormire che stamattina pensavo, mamma mia, D'Alema, oddio, D'Alema, no, sinceramente, sì. È tutta una questione interna al PD, stanno facendo questo braccio di ferro, nelle mie fantasie politiche di ricostruzione secondo me vogliono in qualche maniera avere la possibilità poi di riunirsi in un grande listone che coinvolga tutta la sinistra e cercare di riacchiappare qualcuno che ancora si sentiva di sinistra, perché con Renzi ormai quelli che si dicevano di sinistra non lo votano più, quindi c'è bisogno di un D'Alema, una lotta interna, se le stanno cantando. Beh, più condivisibile comunque il discorso di D'Alema che quello di Renzi, cioè, io tra i due voterebbe D'Alema, quindi ma tra i due non voterei nessuno, no. Io ce ne stampi e liberi, però almeno uno ha vagamente più il senso del momento politico del Partito Democratico. Io Renzi che lo vedo così convinto, leggevo che vuole anche rimettere di nuovo la fiducia sulla legge elettorale, cioè veramente un personaggio particolare. Però, però un centrosinistra così diviso, un centrodestra diviso anche, perché insomma ne abbiamo parlato in questi giorni, potrebbe favorire il Movimento 5 Stelle. Ma noi non cerchiamo favoritismi, però pensiamo oggettivamente che il 40% non sia poi questo risultato impensabile. D'altronde si era preso il Partito Democratico alle europee, perché non dovrebbe prenderlo il Movimento? Ma probabilmente questo conto se lo sono fatto anche loro. Ecco perché, nonostante la consulta, nonostante ci sia una legge elettorale pronta, si riparla di Mattarellum e si cerca di rimettere tutto nel calderone per allungare il brodo. Perché a mio avviso noi, vista la credibilità dei nostri competitor, veramente abbiamo la possibilità di dimostrare che si può fare in maniera differente politica e si può fare politica anche fatta bene. Quindi cioè, io li sto guardando, in questo discorso sono fortunatamente uno spettatore, almeno per quello che riguarda i problemi interni del PD. Certo, il tornare in auge di D'Alema in maniera così prepotente è tutta opera della scarsa capacità del nuovo PD di affermarsi come forza politica credibile, perché altrimenti D'Alema ormai era belle che fuori, anche sentir dire che vuole un posto da parlamentare mi sembra una stupidaggine. Mi sembra davvero che abbiano una crisi interna di quelle profonde, che non ha gli onori della cronaca quanto il Movimento 5 Stelle, ma che dovrebbe veramente far riflettere che siamo in un momento politico di cambiamenti veri, non voluti da una sola persona, ma che è proprio la storia che sta dettando. Senatrice, è convinta anche lei che comunque di Riffa o di Raffa alla fine si voterà nel 2018? E spero di no, spero di no. Però se dovessi dare un giudizio per quello che vedo accadere in Parlamento, quando tra tutti i problemi che abbiamo, compreso l'esigenza di andare al voto, dedichiamo giornate a mozioni sul Venezuela e su come trasportare la democrazia in Venezuela, un pochino la sensazione che stiano cercando di evitare argomenti spinosi, cioè adesso siamo arrivati, come si dice, al nodo al pettine, perché tra i 3 miliardi e 2 che bisogna trovare e quindi tutte le varie marchette che Renzi ha fatto, che in qualche maniera dovrà smontare perché non ci sono questi soldi, no? E allora dove li prendiamo? Forse dovrà andare a toccare gli 80 euro di bonus, dovrà andare a toccare i soldi che ha dato ai diciottenni, perché quelle erano tutte marchette elettorali. Poi alla fine non c'era un vero progetto di far ripartire nulla o di aiutare nessun tipo di posizione sociale, c'era solo il tentativo di comprarsi un voto in più. Quindi tra quello, tra Monte dei Paschi di Siena, li vedi invece che si barcamenano nei loro giochetti di poltrone, è veramente un po' triste. Cioè, l'Italia sta qui a guardare, io credo che gli italiani siano anche un pochino rotti le scatole, me li immagino a vedersi trascinare di nuovo in una campagna elettorale dove l'unico programma del Partito Democratico, e io sono un po' più di sinistra di quell'altro, perché così stanno facendo,
Poi se vogliamo invece credere che il programma del Partito Democratico sarà il taglio delle tasse, l'altro giorno l'ha scritto sul blog, no, ma poi non voleva uscire, dire, farci uscire a noi dal blog, e se l'è fatto lui il blog. Ha copiato un po' in un certo senso Renzi col blog. Si sta provando in tutte le maniere a capire qual è il meccanismo per il quale il Movimento 5 Stelle va avanti e non cede sotto i colpi di tutte le cose che ci tirano addosso, e non ha capito che invece alla base c'è un'idea sana e una voglia di cambiare il paese che lui non ha. Lui è tutto quello che abbiamo sempre visto. Dai, sta cercando la strada migliore per evitare che il tempo che passa lo faccia dimenticare, che all'interno del suo partito gli chiudano intorno le maglie e non sia più nessuno, come purtroppo, cioè anzi no, fortunatamente già è. Ma oltre a Renzi c'è un po' questa tendenza ultimamente nella politica italiana di rincorrere quelli che sono i temi storici del Movimento 5 Stelle? Ma li rincorrono, però nessuno li prende seriamente in considerazione. Io quanto mi sento frustrata per quello che è il reddito di cittadinanza, non ve lo potete immaginare. Cioè avere e consegnare un'idea che serve al paese, che potrebbe realmente aiutare 10 milioni di persone, che sarebbe uno shock economico, gliel'abbiamo preparato, gli abbiamo dato le coperture, gli abbiamo detto che stanno dicendo tutti gli economisti che è l'unica soluzione per un paese come l'Italia. Vedere questi che si inventano una volta il reddito inclusivo, una volta ti danno i 200 euro, una volta ti inventano la carta per i 50 euro ai pensionati, ma non fanno, perché sanno che nel momento che tu rendi libere le persone non le puoi più ricattare, non è più la possibilità di dargli la mancetta per farti votare le prossime elezioni. È frustrante, non vogliono fare nulla per il paese, ragazzi, ma cioè, non sono io che ve lo devo dire, non sono nessuno per dirvelo, ma credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti. Che hanno fatto per noi? Cosa hanno fatto per i cittadini queste persone? Il nulla cosmico, niente. 4 anni di rimpalli tra interessi della finanza, tra interessi dell'Europa, tra interessi personali, tra lotte di partito, tra spartizioni di poltrone, tra tentativi di maggioranze sempre più allargate. C'è un'identità adesso di destra e di sinistra? Cioè, qualcuno può dire che Partito Democratico, NCD, Forza Italia rappresentano ancora un ideale? No, sono lì e stanno tentando di mantenersi in piedi. Vedono che il Movimento 5 Stelle va avanti e non si rendono conto che andiamo avanti esclusivamente perché portiamo dei temi che sono risolutivi dei problemi. Taverna, se ne sono accorti. Ci chiedono in tanti di girarle questa domanda. La Boschi in questi giorni che combina? Anche lei sembra un po' scomparsa, tipo Renzi, è pronta a tornare in scena prepotentemente oppure l'hanno abbandonata secondo lei? La Boschi è stata, gli hanno dato il posticino perché probabilmente avrà battuto i piedi tipo bambina, ma è inesistente dallo scenario politico. Non si vede, non si sente più. Io l'ho rivista l'ultima volta quando è venuto Gentiloni con l'informativa, ma zero. Boschi completamente sparita dal panorama. E vabbè, non è andata bene. Cioè, come donna immagine, non è che è andata molto bene. Che devono fare? La Boschi era da togliere dal governo. La Boschi era ministro delle riforme e ha fatto la riforma che è stata strabocciata, era colei che aveva conflitti di interesse palesi con Banca Etruria, era una persona che l'Italia aveva detto che non era adatta a quel ruolo, l'hanno promossa, giochetti di poltrone, cioè, è tutto qui. Perché chi è che va bene? Perché il Alfano, ce lo siamo dimenticato? Alfano con il conflitto e con il problema che ha con il fratello se ne parla? I vari nuovi, Poletti, cioè, questi sono, stanno galleggiando, stanno capendo come fare all'interno del loro partito per far contenti tutti in maniera che vengono votati. Questa è la politica, stanno pensando ai cavoli loro, di noi non gliene frega niente. Non c'è un progetto, noi abbiamo fatto un'iniziativa bellissima sul lavoro che era quella lì di una prospettiva di lavoro 2025, sì. Stiamo cercando delle soluzioni perché il mondo cambierà, e questi li vedi lì con le fossili e con i voucher e con il tentativo di non far andare al referendum perché sennò prendono un altro schiaffone, e allora adesso facciamo il piccolo correttivo. Ragazzi,
è tutto un giochetto loro. Noi proprio come persone, come cittadini, siamo completamente tenuti fuori, e questo gli fa paura del Movimento 5 Stelle, perché ci sono dei cittadini in Parlamento che si sono anche un pochino rotti le scatole, perché quanto possiamo durare così? Quanto duriamo? Questo è un interrogativo che vedo anche dai messaggi in tanti si fanno tra i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Taverna, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi, mi dispiace che non c'era grande verve, no, ma noi ormai siamo dei spettatori in attesa delle elezioni. La facciamo arrabbiare allora. Toccare palla. La facciamo arrabbiare. Okay. No, la facciamo arrabbiare prima di salutarci. Parliamo di Venezuela. Parliamo di Venezuela, Taverna. No, ho fatto un video. L'ho visto. Ero nera, ma dai, il giorno intero in Parlamento, la mozione dei casini. Poi parliamo noi di portare la democrazia, noi, democrazia in Venezuela. Cioè, no, dopo tutto quello che era successo col terremoto. E signori, cioè, io lascio posto per usare la vostra radio per una piccola riflessione. Noi siamo un paese dove le persone muoiono di freddo in una roulotte. Persone come noi, a nessuno è esonerato da quello che può riservargli il futuro. Quindi ricordiamoci che noi siamo un paese dove cittadini come noi muoiono in roulotte per il freddo. Per il freddo. Se questo è un paese civile e se questi devono continuare a governarci, vediamo un pochino. Ok? Grazie, senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro.